La situazione del Burkina Faso, il paese che abbiamo conosciuto come uno dei più tranquilli dell'Africa, è diventata sinceramente insostenibile a causa del fondamentalismo che sta estendendosi in tutto il paese. Noi non intendiamo rimanere fermi anche per l'affetto che ci lega dopo 31 anni di attività, di cooperazione, di legame con i molti soci che abbiamo. Basti pensare ai 20.000 bambini adottati, ai 101 bambini che abbiamo in Italia, alle scuole di ogni ordine e grado. Come possiamo abbandonarli? Abbiamo, diciamo, tentato una ricetta di affiancarci alle istituzioni del paese, sia quelle civili sia quelle religiose, per un progetto di costruzione di pace. La pace si può conquistare, secondo me, entrando e ripartendo, soprattutto dai giovani, dai gruppi, dalle famiglie, diffondendo la cultura della non violenza e lavorando per garantire a tutti il diritto al lavoro. Con queste due armi noi siamo certi che potremo sconfiggere l'avanzata del fondamentalismo. Credo che ognuno di noi possa partecipare. Basta una cosa piccola. Chi di noi non può dare 5 euro per dire voglio contribuire a questo progetto, perché si possa andare in tutte le scuole del paese a dire che non può esistere un Dio mostruoso che mette gli uomini uno contro l'altro, che li divide e che è un Dio sanguinario che gli dice vai e uccidi chi non la pensa come te.